La speranza è l'ultima a morire, anche se, quando mancano 5 giornate alla fine del campionato, incombe sempre più lo spettro della retrocessione. Questa è la situazione del Sulmona, che nonostante l'impegno ha perso punti per strada negli ultimi due confronti che dovevano essere sfruttati al meglio, come domenica scorsa contro il Vasto Marina, che, pur imbottito di giovani, ha avuto la forza di giocare con il dente avvelenato e tornare al successo dopo 10 sconfitte consecutive, portandosi a più 7 dal Sulmona. Il tecnico Antonio Antonucci non getta la spugna e pretende sempre il massimo dai suoi ragazzi. Analizzando ancora la gara all'Aragona, si complimenta con loro. In una partita dove si sono presi dei gol che forse si potevano evitare, non si sono mai arresi. Se voi andate a vedere, in tutta Italia l'unica squadra che ha recuperato 2 gol tra i professionisti e la D siamo stati noi. Purtroppo poi noi l'abbiamo persa e purtroppo per diciamo un errore individuale. Questi ragazzi, nonostante hanno preso il terzo gol, fino alla fine hanno provato anche a ripareggiare la partita, quindi questo è un aspetto positivo. Tra le cause della giornata storta, Antonucci menziona anche la conduzione di gara di Stefania Menicucci di Lanciano, perché, a detta del tecnico, ci sono stati tanti minuti persi per finti svenimenti e poi recuperati soltanto 2 minuti. Il tecnico dei biancorossi coglie l'occasione per esprimere la propria contrarietà verso gli arbitraggi femminili. Io per principio sono contro l'arbitraggio femminile, proprio adesso tanti anni che alleno, prima ho fatto tanti anni giocatore, io sono proprio contrario, perché secondo me le donne vengono passate avanti solo perché c'è la quota rosa e magari a discapito di qualche arbitro uomo, però ripeto, è una mia convinzione, quindi non sono maschilista assolutamente. È una novità nel campionato d'eccellenza che lei però boccia totalmente. Sì, io proprio completamente, può essere le donne possono andare a arbitrare il campionato femminile, non il campionato maschile. Io sono tanti anni che ho i capelli bianchi, sto in mezzo al calcio, lo posso dire, non ti ascolta nessuno, perché loro chi comanda fanno un po' come credono. Dopo aver analizzato le cause della sconfitta, il tecnico Antonucci si concentra sulla sfida di domenica al Pallozzi contro la vice capolista Paterno, che sulla carta fa presagire una sconfitta per i biancorossi, ma non è detta l'ultima parola. Non c'è un'alchimia, un qualcosa. Andare in campo, cercare di studiarsi la squadra avversaria e cercare di battere, nonostante questi sono secondi in classifica, stanno lottando per il campionato, dobbiamo cercare di fare il risultato, questo è certo. Queste sono le cose che noi possiamo fare, uscire dal campo con la coscienza tranquilla. Poi tutte le altre cose, i punti, l'alchimia, i gap, non esistono. Impegno e determinazione sicuramente da apprezzare da parte di mister Antonucci, che se dovesse riuscire nell'impresa della salvezza si renderebbe protagonista di un vero miracolo calcistico. Forza, dai, veloci!